La Regina per vedere i lavori nell'ala che a dicembre accoglierà la nuova e contestata struttura. Vediamo. L'architetto Adriano Podenzana ci illustra il progetto per il polo della ricerca e della logistica, questa è la definizione ufficiale, presso lo scoglio della Regina a Livorno, un progetto contro il quale un comitato di cittadini ha raccolto 900 firme. Troppo invasivo, dicono, e completamente diverso dallo stile del fabbricato esistente. Ma il fabbricato era una struttura degradata, abbandonata da 30 anni, risponde l'architetto, che è dipendente del comune e ha al suo attivo la ricostruzione del gazebo Mascagni. I nuovi volumi sviluppano quelli esistenti, ospiteranno fra l'altro il laboratorio di robotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, un edificio completamente autosufficiente dal punto di vista energetico che si affaccia sul mare e sul futuro. Accanto una piazza dalla quale si abbraccia il lungomare, affiancata come una volta da un giardino mediterraneo. Io penso che il gazebo è giusto che sia così e chiaramente penso che sia giusto anche che questo sia così. L'edificio è lineare, minimalista, leggero, dice l'architetto. No, brutto e costoso, ribatte il comitato. 7 milioni di euro, finanziamenti europei, che potevano essere impiegati dopo aver sentito i cittadini. Bastava, secondo me, avere un dialogo un pochino più diretto con le persone che abitano e con gli esercenti delle attività commerciali e sentire magari come la pensavano. Scienza difficile e delicata l'urbanistica, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti e vanno a toccare equilibri psicologici delicati, abitudini consolidate, contesti familiari. Quindi non è una questione tanto dell'edificio in sé, quanto del contesto. Sicuramente è quello del contesto, cioè un edificio del 1846 si addossa, si giustappone una struttura della quale non si vede alcun tipo di integrazione. Il cantiere chiuderà a novembre, l'architetto spera che a lavori finiti i giudizi siano diversi. Il professore mi diceva che in piazza vuol costruire, l'ingiuria dovrà subire. Quindi lei ha dato da questo punto di vista? Io ho dato e continuerò a dare, cioè più che altro a prendere, ma anzi dare poco. Un incendio di vaste proporzioni, circa 10 ettari, si è sviluppato al casone di Scarlino in provincia di